Gustavo. E io sono Giorgia. Oggi vi proponiamo un video molto molto divertente. Mamma, che video? Ma come che video? È una settimana che ne parliamo, te lo ricordi? No. Vabbè, ve lo spiego sia a voi che anche a Giorgia. Vedrete per 24 ore Giorgia avere i comportamenti e i vestiti una volta da principessa, quindi avrà tutti i suoi modi di fare e il suo bellissimo vestito, quindi da principessa, e per 24 ore vedrete Giorgia avere i comportamenti e i vestiti da rock, quindi bambina rock, bambina principessa. Che ne dici Giorgia? Sì, mi piace. E alla fine del video scriverete nei commenti se vi piace Giorgia Rock o Giorgia Principessa. Ma prima di continuare, vi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto alla fine del video lasciateci un bel like! Per iniziare vi porterò in camera mia e vi farò vedere i miei vestiti rock e la principessa. Ed ecco a voi che c'è Giorgia qui che sta sistemando il suo outfit per i due personaggi. Sono proprio curioso di vedere poi i suoi comportamenti da principessa e quella da bambina rock. Quello da principessa ho preparato quello di Frozen. Ok. Con il mantello. Con il mantello. Ovviamente poi lo si strappa, se non lo voglio lo tolgo. Ok. Poi se non sbaglio ti farà anche i capelli. Poi mi truccherò anche. Ah, sono i miei trucchi. C'hai i trucchi per truccarti? Sì, come i bambini grandi? Sì. Wow! Poi ho preparato i peluche, quelli da principessa. Poi abbiamo preparato invece l'outfit per la bambina rock. Però ho preparato, non abbiamo preparato. Ah, è vero, io non ho fatto niente, io riprendo e basta. E allora che cosa hai preparato? Ce lo spieghi. Ho preparato una gonna tutta nera. E poi? Una maglietta o le pagliette. E anche qui ho visto che hai preparato i pupazzi. Ma ce n'è una che mi piace veramente tantissimo. Qual che è? Vabbè, a me piace questa. Questa è proprio rock. Come si chiama lei? Barb. Che a me piace questo. Tutte e tre. Allora io direi, vado a nascondermi, vado di là nel salotto e tu inizierai, se non sbaglio, con l'outfit, quello da principessa. Vai, allora, Giorgia, io vado di là e trasformati in una bella principessa. Va bene. Guardate ragazzi, in fondo dietro di me c'è Giorgia già con l'outfit da principessa. Siamo curiosi, anzi sono curiosi di vedere che cosa mangia una principessa la mattina. Ciao Giorgia. Ma come parli? Dice buongiorno Giorgia. Oh, mi scusi principessa, puoi dire ai nostri amici che cosa mangia e come mangia la mattina per colazione una principessa? Ok, mangia uno yogurt alla banana. Ok, anche perché c'era solo quello nel frigorifero, non è che c'era. Ok, poi vediamo. Poi una frutta delicata. Poi miele. Ovviamente miele fatto dalle api, giusto? Marmellata alle fragole. Con una fetta biscottata che non fa ingrassare. Io pensavo la principessa la mattina mangiasse panino e mortadella. No. E allora sono proprio curioso di vedere come mangia elegantemente una principessa. Perfetto, adesso lo metto così. Ok. Buona colazione allora principessa. Grazie. E voi a colazione cosa vi piace mangiare? Scrivetelo nei commenti. Ciao Giorgina. Non si dice ciao Giorgina, si dice ciao Giorgia Rock. Oh scusami, ciao Giorgia Rock. Ehi bro, cosa volevi da me? Ehi bro, ma con che parli? Guarda che sono il tuo babbo, dici ciao babbo. Ehi bro, che siamo per la strada? Vabbè, comunque in ogni caso volevo sapere che cosa mangia una bambina rock. Mangio toast freddo. Toast di mattina? Freddo. Freddo addirittura. E tu c'hai la pelle dura. Poi dentro cosa c'è? Vediamo. Mozzarella. A me mi sembra una sottiletta, comunque in ogni caso. Non fa niente. Ok. E prosciutto. Di mattina? Ma quando così ci mangiano quelli grandi, Da bere? Che bevi? Bevo Coca-Cola del McDonald's.
Coca-Cola la mattina! Allora, senti, allora tutti i bambini bevono il latte la mattina e tu invece... giustamente mi dimentico sempre, tu sei una bambina rock, quindi bambini rock, quindi la, tu mi stai dicendo che la mattina bevono la Coca-Cola. La Coca-Cola. Ma guarda che fa malissimo allo stomaco, eh. Ma i rock la bevono. Ciao Giorgia! Non si dice ciao, si dice buon pomeriggio, Giorgia. Mi scusi, principessa. Che sta facendo? Sto facendo finta di essere una maestra di inglese. A chi? A tutti i miei bambini. Oh, li posso vedere? Ciao ragazzi, ciao Baby Yoda. Oh, c'è un unicorno, un orso grande cuore, la principessina Elsa, un cagnolino. Ti faccio vedere come spiego ai miei pupazzi preferiti l'inglese. Oh, sono proprio curiosa, anche perché anch'io con l'inglese sono abbastanza negato. Vai, fammi vedere. Baby Yoda. Ah, interroghiamo Yoda, ah, perfetto, vai. Come si dice in inglese come ti chiami? Vediamo se sta a rispondere. Non dice nulla. Non lo sai? Te lo dico io. Si dice what's your name? E si risponde my name is Yoda. Mamma mia, peccato non ti possono fare l'applauso perché sono finti. Ma sei stata bravissima, signorina principessa. Oddio! Io scappo! Questa è pericolosissima! Ma che... Giorgia! Ehi, bambini rock! Che se li rompi tutti i tuoi giocattoli? Ma che fanno così i bambini rock, eh? Sì! Ma da quando? Io scappo, se no mi arriva una chitarrata in faccia, mi stampo un adesivo! Aiuto! Aiuto! Ragazzi, io mi sto chiedendo, ma una principessa come sistemerà i suoi giocattoli? Li prenderà e li butterà in aria? O li prenderà uno a uno e li sistema con delle maniere molto fine? Boh, io sono proprio curioso di andare a vedere come una principessa sistema la propria camera. Andiamo, andiamo. Giorgina, io mi stavo chiedendo... Gabbo! Dimmi. Il mio nome non è Giorgia. E qual è? È principessa. Oh, mi scusi, me ne dimentico sempre. Principessa, mi stavo chiedendo io e i nostri amici come una principessa sistema la propria camera. Io ho visto che qui a terra ci sono tutti i tuoi amici, tutti i tuoi pupazzi. Lo so, non me lo dire. Tu prendi i tuoi peluche e li lanci in aria, tanto per sistemarli, li togli no, da terra. Le principesse non fanno così. E come fanno? Prendono i pupazzi, sì, uno alla volta e li sistemano sul letto. No, non ci credo. Tu fai questa cosa ogni giorno? Fammi vedere, sono proprio curioso. Cioè, tu prendi a uno e li metti così? Adesso quale sposterò? Questo. Ciao, tu stai qui, non ti muovi, stai fermo. 2 hours later. Ecco, babbo, le principesse come sistemano i suoi pupazzi. Avrei giurato che tu prendevi i giocattoli, perché conoscendo la mia bambina, ok, che non sei tu perché tu sei la principessa, giusto? Sì. Prendeva i giocattoli e li lasciava a giro, anzi non è che li lasciava a giro, proprio li lanciava in aria. Le principesse però non fanno così. Gina, dove sei? Non mi chiamo Giorgia! Mi dimentico sempre, ti chiami? Giorgia Rock, okay. Te lo dimentico sempre! Scusa però... Allora, ci stavamo chiedendo con i nostri amici di casa come una bambina rock ordina la sua camera. Subito, fra. Fammelo vedere, bro. Ah, guarda, come tutti prendono il peluche, eh. No, no, ma non si fa così, eh. No, raga, non si fa. No, perché si prende a calci peluche? No, ehi, Giorgia Rock, va bene, non si fa. Ma che te... No, non è un esempio da dare. Oh, attenta, cioè, ma che stai... Non stai facendo mica la lotta con Orso Grande Cuore? Aia. No, vado via, ragazzi, vado via perché... ragazzi, mi raccomando, non fatela a casa. Non fare a casa come sta facendo Giorgia Rock. Che lei non è così. È così perché sta facendo la bambina Rock. Ma lei in genere non è così, è peggio. No, scherzo, non è così, eh. Io vado via, eh. Vado via, anzi, riordina per bene la camera, perché se viene la mamma ti fa diventare il culino rosso, eh. Aiuto, aiuto. A questo punto mi sto chiedendo invece, ma una principessa come la Giorgia cosa può disegnare? Cosa potrebbe disegnare in un foglio di carta? Cosa colora? Sono proprio curioso e glielo vado a chiedere. Giorgia! Io e i nostri amici stavamo chiedendo, ma una principessa
cosa colora? Cosa disegna? Voglio indovinare che cosa stavi colorando. Prova a indovinare, prova a indovinare. Allora, una principessa secondo me disegnerà un bel bosco fiorito. No. No. Degli uccelli? No. No. Degli animali? No. Tagliamo la testa a toro. Che cosa stavi colorando? Elsa. Elsa, fammi vedere. Ovvio, perché non ci ho pensato prima? Cioè, una principessa che cosa può colorare? Elsa. Elsa, oppure tutte le? Elze. Tutte Elze. Oh. Anche tutte le principesse. Tutte le principesse, quello volevo sentire. Perfetto. Ehi, Giorgina, che stai facendo? Non mi chiamo Giorgina, ho detto che mi chiamo Giorgia Rock. Io me ne dimentico sempre, scusami Giorgina Rock. Vedo che la camera è ordinatissima, come sempre, nel tuo stile rock. Allora, ci stavamo chiedendo con i nostri amici di casa che cosa disegna, cosa colora una bambina rock. Però voglio indovinare io, voglio provare a indovinare io. Vediamo, tu disegnerai col tuo modo di fare, secondo me, le stelle del cielo. No. Non so, un piatto di pasta. No! Ah, ho capito, un unicorno. No. Ho capito. Cosa? Una bambina rock disegna le cacchine. No. E allora basta, mi sono arreso. Facci vedere che cosa stai disegnando, cosa stai colorando. Vediamo. Ovviamente Barb. E chi è? Barb. Un pupazzo che è quello del Trolls. Quella la più brava. No, la più cattiva, più pazza di me! Ah, quindi tu ti ispiri a lei e stai disegnando il troll. Anzi, in questo caso, Bard, che è quella più rockettara, se non sbaglio. Sì. Quindi, amici, avete visto? Quindi una bambina rock disegna disegni rock. Sì. Vediamo cosa sta facendo il babbo. Come pensavo, sta sempre al cellulare. Adesso li faccio vedere come balla una vera principessa. Babbo? Sì? Vuoi ballare con una principessa? Perché tu sai ballare? Sì, tutte le principesse sanno ballare. Allora ballerò con te. Se vi piace la Giorgia Rock o la Giorgia Principessa, mi raccomando, scrivete nei commenti. Ehi bro, mi sono dimenticato di dire, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. E come sempre io e Giorgia vi salutiamo con un grande wow!